sai cos'è. La puoi chiamare in mille modi, ma cos'è? È una bellissima canzone senza rima, ed è passione senza fine. Adesso stringimi e lasciami un livido che mi possa parlare di te, perché un rosso passione, ti giuro, più rosso non c'è. E dopo vattene, lasciami un vuoto che io possa riempire di te, perché un vuoto più grande e infinito, ti giuro, non c'è. Perché passione senza fine, che mi porterà a pensare che ci sto bene pure quando ci sto male. Perché passione senza fine, che mi porterà a pensare che ci sto bene pure quando ci sto male. Questo sei tu. Allora, Ginevra, tutto bene? Sì, mi sono addormentata. Ho sognato che Eva era di nuovo a casa, stava bene. Continuava ad abbracciarmi. Io non voglio, non posso crollare. Devo essere forte. Quando credi che sappiamo qualcosa? Dobbiamo solo avere pazienza, Ginevra. È scomparsa da tanto tempo? No, no, meno di 24 ore. Una cosa del genere. Non saranno lontani. La polizia e l'ispettore Antonio Riccardi sono già sulle loro tracce. Sono sicura che le troveranno presto. Le troveremo, a costo di andare in capo al mondo, ma le troveremo. Io devo usare il bagno. È proprio necessario? Se non lo fosse, non te l'avrei chiesto. O credi che mi voglia rifare il trucco per te? No, 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 lasciami, 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 lasciami! Vi credete tanto furbe? Vi giuro, un'altra mossa del genere... Cosa fai? Mi spari? Cosa stai cercando? Che cosa vuoi fare? Ah, mi basta non sentire la tua voce fastidiosa per un po'. E tu vedi di non farmi incazzare come la tua amichetta. Sono stato chiaro? Assurdo. La mia sorellina trova sempre il metodo per poter stare al centro dell'attenzione. È veramente ridicola. Mi fai sorridere. Nonostante tutto, ami ancora la tua Laura. Sei patetico. Ti consiglio invece di aprire un bel vocabolario e di leggere il significato della parola amore, quello vero. Se amavi davvero mia sorella, non saresti mai venuto a letto con me a spassartela e mi hai pure messo incinta. No, perché voglio essere amata, desiderata come facevi con Laura. Eravate la coppia perfetta, una coppia da sogno, da favola, e non ho mai capito perché lei poteva essere felice ed io no. Non solo, perché io ti amo. Ti ho sempre amato. E tuo fratello Fabio era solo un pretesto, uno strumento per arrivare a te, lo vuoi capire? Laura, Laura è sempre Laura. Io mi sono rotta. Con questo rapimento sta avendo come sempre il suo momento di celebrità. È solo un'egocentrica di prima categoria, una squallida esibizionista. Certo, tu non sei meglio di me. Hai finto per mesi di essere il maritino perfetto e premuroso. Ti mancava qualcosa con Laura. E appena potevi ti ritrovavi nel mio letto. Ti ricordi questo? Ci rivedremo molto presto. Ormai è tanto che non tocco alcol. Saranno quasi 2 mesi. È una sensazione così strana. Te la senti di parlarcene? Beh, è come se stessi tornando alla vita. È come dopo una malattia che senti che sta per guarire. E piano piano riprendi tutte le tue forze. Oddio, le gambe sono sempre un po' traballanti, ma cammini. Ti guardi intorno con una certa curiosità. Certo, non è facile, ma ti rendi conto che questa forza la trovi nelle piccole cose quotidiane.
negli amici e soprattutto nelle persone che ami e che ti vogliono davvero bene. Denunciarlo? Ma di che cosa parli? Ma sei impazzita? Sì, devi denunciarlo, Cesare, non ti puoi ridurre così. Guarda questa lividura che ti deturpa il viso. Ma io non lo voglio denunciare, lo vuoi capire che lui è il mio uomo? Ma ti vuoi ridurre così per un miserabile? Hai visto come ti tratta? Ma come donna hai un po' di dignità per te stessa, mamma? Ma è stata colpa mia, lo capisci? No, io ho preparato il pranzo e lui si è incazzato. Avrà pure le sue ragioni, dato che fatica dalla mattina alla sera. No, oh, poverino. Ora lo difendi pure. Sei la classica donna malmenata dal marito che si sente in colpa. Mamma, è assurda questa storia. Davvero assurda. L'amore che si prova per una persona va oltre tutto questo, figlia mia. Questo non è amore, mamma. E te ne renderai conto molto presto. Il sequestro di mia nipote e della moglie di Walter, trattenimento mio figlio Cosimo lontano degli affari. In questo modo potremo procedere indisturbati nei nostri piani. Che ne pensi? Ciao papà, cosa stavi leggendo? Niente, le solite noie, scartoffie. Ah sì, guarda che ti conosco, tu non me la racconti giusta. Va bene, va bene. Stavo leggendo una lettera. Una lettera? E di chi? Di tua madre. Perché è viva? È da tanto che non la sento. Eh sì, quando vuole si ricorda di avere una famiglia qui a Napoli. E non sai la novità? Quale? Mi sono perso qualcosa? Sì, domani ritorna a Napoli e qui in occasione dell'anniversario di matrimonio dei coniugi Magnacca, che compiono 25 anni di matrimonio. E dice che è deciso di tornare definitivamente qui e rimettere radici. Beh, sai com'è fatta mamma. Quando si mette in testa una cosa è così. Vive in un altro mondo a volte, cambia idea continuamente. Ti ricordi? Non volevo più saperlo di questa città. Adesso ritorno. Sì, Euterina. A volte... ma la vogliamo bene per questo, no? Tu la vuoi bene. Dopo quello che mi ha fatto, che è solo un rapporto civile tra noi, e basta. Sempre il solito orso orgoglioso. Sii più sciolto, papà, dai. Quando c'è di mezzo tua madre nei paraggi, è difficile stare tranquilli e sciolti, come dici. Ne sa una più del diavolo. Sai, caro Enzo, è bellissimo sentire il potere che eserciti su un ostaggio. Le sue paure, le sue emozioni forti. Damiano, allora l'hai rapita davvero? Eh sì. Adesso Eva e Laura sono nelle mie mani e sono sottomesse al mio volere. La loro vita è nelle mie mani. Tu devi essere impazzito. No, non sono pazzo. Quelle due sgualdrinelle mi hanno messo nei guai con la giustizia e meritavano una lezione. Te hai perso la ragione completamente. Beh, pensala come vuoi, ma devi darmi una mano a tenere a bada quelle due signore. Chi? Io? Non voglio entrarci in questa storia. Invece mi darai una mano. Una volta che lascerò il paese con Eva e coronerò il mio sogno d'amore, tu farai scomparire il corpo di Laura. Ma cosa hai intenzione di fare? Di uccidere quella ragazza? Sì, non mi serve più. Mi ha combinato fin troppi casini quella puttanella. Sai quanto ti voglio bene, Damiano. Siamo amici da anni, ma questa storia è assurda e pericolosa. Fidati di me e andrà tutto bene. Sono proprio stanca. Ma voglio che tutto sia perfetto per il grande giorno. Ebbene sì, deve essere tutto perfetto. È un bel traguardo il 25esimo anno di matrimonio. Sembra ieri che mi sono sposata. E non posso ancora credere che sono passati ben 25 anni da quel giorno. Ricordo benissimo quel giorno. Eri incantevole, in quel meraviglioso abito bianco merlettato. Un matrimonio da favola, quello tuo e di Augusto. Il tempo è volato velocemente, ma ci amiamo ancora come allora, più uniti che mai. Siete una coppia perfetta,
Vi invidio un po', sai? Anche se non dovrei. Va ancora male con tuo marito Sebastian? Purtroppo sì. Sempre lavoro, lavoro e ancora lavoro. Mentre io sono sempre in cerca per un nuovo lavoro. Aspetto un provino, ma niente. Un po' per la crisi, un po' perché sono meno richiesta come attrice. Non ti scoraggiare. Vedrai, troverai quello che stai cercando quando meno te l'aspetti. E ricorda, la tua prima fan è la tua sorellona. E credi che non lo sappia? Non sai quanto ti voglio bene, Nora. Sei la sorella migliore del mondo. Non so, a volte come farei senza di te? Riesci sempre a risollevarmi il morale con il tuo ottimismo. Quello che non sospetta Diana è che il marito Sebastian Marasco, il fratello di Tony, la tradisce con l'affascinante legale delle aziende De Santis e Partners, Lorena Berti. Queste ore di svago, di sano e puro sesso riempiono le mie giornate come non succedeva da tempo. Beh, anch'io non mi lamento. Sono gradevoli queste ore di evasione da quella isterica di mia moglie. Scusa, ma se non la sopporti più con i suoi deliri, perché non la lasci? Come sai, Lorena, sono un uomo in vista, un politico importante. Ho tutti gli occhi puntati addosso e una separazione in questo momento sarebbe letale. Oddio, tua moglie mi fa proprio pena, lo sai? È una poveretta rinchiusa in quelle quattro mura dorate ad aspettarti dalla mattina alla sera. Mi sento un po' in colpa. Credendoti a lavorare invece vieni a spassartela con me tra le lenzuola. Non ti si addice la parte compassionevole. Sbaglio, l'attrice è mia moglie, non te. E con tuo marito come va? È sempre in giro per lavoro. Il grande Versace dei miei stivali. Il nostro matrimonio è alla deriva ormai. La mia vita è un fallimento. Ho fallito come madre, come moglie. La mia famiglia è distrutta. L'unica cosa che mi rimane è la mia carriera e la mia ambizione che voglio appagare. Ho sempre detto che eri una donna con le palle, determinata, così sicura di te, seducente. E allora se sono così seducente come dici, perché non mi prendi e mi fai di nuovo tua? Me lo faccio ripetere un'altra volta, baby. Vieni qui. Sei così bella, così appassionata. Altro che quella frigida di Diana. Troppo presa da sé, dalle sue insoddisfazioni, dai suoi psicofarmaci e dalla sua vodka. È proprio pazza. Ma come fa a non appagare un uomo così affascinante, forte, atletico come te? Mi fa impazzire. Prendimi, possiedimi. Ora sei mia. Ah. Oddio. Sì. Dai. Ah. Oh, sì. Sì. Ah. Bravo così. Oddio. È bellissima. Ah, mi fa impazzire, Sebastian. Sì. Oddio. Buonasera, signor Bini. Buonasera. Lasci pure a me. Grazie, Filippo. Ho saputo che la sfilata ha avuto successo. E chi te l'ha detto, Lorena? I giornalisti che mi hanno telefonato. Si saranno anche domandati perché mia moglie non fosse presente. Sono stata molto occupata. A vestirti per me? Oh, vedo che sei di cattivo umore. Lorena, quando sono in casa sono sempre di cattivo umore. Non l'hai mai notato? Vuoi parlare più chiaro? Ti posso fare una domanda? Certamente. Fammi tutte le domande che vuoi. Apprezzi ancora qualcosa del nostro matrimonio? Qualcosa a cui tieni? Beh, da questa domanda devo dedurre che a te non dica più niente. Vorrei da te una risposta sincera. Tu non avverti indifferenza? Disagio. È questo che provi quando sei a letto con me? Perché se è così io non ci credo. Siamo sempre in due a fare l'amore. Beh, è naturale, tu sei una donna ed io un uomo. Quell'attrazione è un fatto fisiologico, mi pare, no? Ah, siamo a questo punto. Scusami, non volevo offenderti. Prego, siamo in clima di sincerità, no? Ti avevo chiesto una risposta. Allora, chi è? Ma certo, Margaret. La tua fedele assistente, o comunque tu voglia chiamarla. Non ho un amante, Lorena.
Margaret ti adora, Oscar. Farebbe qualsiasi cosa per te, qualsiasi follia. Quale uomo resterebbe insensibile? Ti ripeto che non ho un amante. Quale risposta ti aspettavi? Cosa vuoi che io ti dica? Hai qualche soluzione per salvare questo castello di sabbia? È questo che è il nostro matrimonio per te? Purtroppo sì. Ormai si sta sgretolando come un castello di sabbia. La situazione sta precipitando. Tu che cosa proponi? Matrimonio stia andando a farsi fottere. Che dimmi, ora sarebbe colpa mia che sta andando tutto a rotoli? Tutto a puttane? Ovvio, il capro espiatorio di tutti i tuoi fallimenti e le tue frustrazioni, mio Valentino da quattro soldi, sarei io. Sarei pure bravo a disegnare vestiti, ma come marito a letto lasci davvero a desiderare. Non sa più che altro dire, è questa la verità, Lorena. Invece ho da dire molto. È colpa tua invece che hai scaricato su di me tutte le tue responsabilità. È colpa tua che il nostro Jacopo è morto. E per cosa poi? Per disegnare le tue pezze, i tuoi stracci. Non te lo permetto questo. Prenditi una volta le tue responsabilità. L'avvocatessa, sempre perfetta e impettita. La donna in carriera. Guai a chi la tocca. Puoi essere uno squalo nel tuo lavoro, ma come madre sei stata davvero incapace, irresponsabile, un vero fallimento. E non hai idea di quello che ho passato quando Jacopo, nostro figlio, è precipitato giù da quella finestra. E l'ho visto spiaccicato al suolo. Che ne sai quello che può provare una madre quando perde il proprio figlio? Io ero il padre, te lo ricordo. Ero suo padre. Quindi so benissimo il dolore che si prova a perdere il proprio figlio. Quel giorno è stato uno dei giorni più terribili della mia vita. Una parte di me quel giorno è morta con Jacopo. Adesso sono una donna nuova. E pronta a tutto per salvaguardare i miei interessi. Una donna che purtroppo non mi piace più. Sai solo seminare male e rancore con le tue accuse e le tue pretese. E allora che cosa pretendi da me? Cosa faremo per recuperare? Ci devo ancora pensare, ma qualche idea già l'avrei per salvare l'insalvabile.